Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia. Queste le notizie flash provinciali del 19 marzo curate dalla nostra redazione. Non accennano a diminuire i furti negli appartamenti dal mese di febbraio, sia Nicosia che la vicina Sperlinga sono stati colpiti da questi reati con una certa intensità. Questa volta è stato preso di mira un appartamento rimasto vuoto per qualche giorno, poiché l'inquilina, un'anziana donna, era andata a trovare i figli fuori Sperlinga. I ladri, a conoscenza del fatto, hanno agito indisturbati. È il secondo furto nel giro di qualche settimana che colpisce il piccolo centro dell'Ennese. Precedentemente i topi d'appartamento avevano preso di mira un'abitazione portando via soldi e gioielli del valore di qualche migliaio di euro. Anche a Nicosia il fenomeno dei furti è in preoccupante aumento. Su questi fatti sta indagando il commissariato di pubblica sicurezza di Nicosia. Dalle dinamiche dei furti ricostruiti in queste settimane, i ladri in questione conoscono bene le mosse delle vittime e difficilmente lasciano tracce. Gli inquirenti si trovano probabilmente di fronte a dei professionisti. Nella mattina del 18 marzo è stato eseguito un provvedimento emesso dal questore di Enna di sospensione della licenza di somministrazione bevande ed alimenti nei confronti del bar caffè Vittorio Veneto di Regalbuto. La richiesta di sospensione è stata avanzata dal Comando Compagnia dei Carabinieri di Nicosia lo scorso febbraio 2016. Le motivazioni che hanno determinato la sospensione della licenza sono dovute al fatto che all'interno del bar si sono verificate nel tempo liti e risse, divenendo anche un abituale ritrovo di persone pregiudicate e pericolose, costituendo un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Il provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di bevande ed alimenti avrà una durata di 7 giorni a partire dal 17 marzo 2016. Sin dalle prime ore della mattina del 18 marzo, gli uomini della questura di Enna, in collaborazione con la squadra mobile di Catania e con il commissariato di pubblica sicurezza di Nicosia, hanno arrestato numerosi soggetti facenti parte di una banda dedita a dei furti di apparati bancomat nella provincia di Enna. Le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Enna, dal sostituto procuratore Augusto Rio, hanno consentito di accertare l'esistenza di un gruppo criminale costituito da soggetti tutti provenienti da Catania, che ha operato nei comuni di Leonforte e Nicosia perpetrando furti di apparati bancomat ubicati all'interno dei locali degli ospedali dei due centri. In particolare, il presunto basista, un nicosiano, il 25enne Mario Bonelli, manteneva un periodico rapporto con alcuni degli indagati al fine di prestare il proprio supporto logistico nel momento in cui il gruppo dei catanesi si recava in provincia di Enna per compiere furti e rapine in danno degli istituti di credito. Gli arresti domiciliari sono scattati anche a carico dei catanesi Giuseppe Caruso, Salvatore Cosentino, Angelo Magri, Michael Nicotra, Salvatore Privitera, Angelo Pietro e Vincenzo Verga. In un primo momento si è accertata la responsabilità penale del basista e dei materiali esecutori in concorso con altri soggetti successivamente identificati in relazione al tentativo di furto dell'apparato bancomat della BNL dell'ospedale Basilotta di Nicosia, avvenuto la notte del 30 settembre 2015. In quell'occasione il gruppo non riuscì a portare via l'apparato bancomat a causa dell'esplosione del congegno di sicurezza con una copiosa fuoriuscita di inchiostro che rese inutilizzabili le banconote. Dall'ulteriore sviluppo investigativo si è appurato che il gruppo criminale si è anche reso responsabile del furto dell'apparato bancomat della Banca Nazionale del Lavoro installato presso i locali dell'ospedale Branciforti Capra di Leonforte, avvenuto la notte del 7 ottobre 2015, contenente all'interno la somma di 17.830 euro. Anche l'amministrazione comunale di Troina, in occasione delle giornate di primavera promosse dal Fondo per l'Ambiente Italiano, il FAI, aderisce all'iniziativa nazionale con l'organizzazione di un'intera giornata dedicata all'arte e alla cultura. Domenica 20 marzo, prossimo alle ore 11, presso la Torre Capitania di Via Conte Ruggero, verranno esposti alla città e ai visitatori alcuni reperti archeologici di età medievale e moderna, attualmente custoditi nei depositi comunali. L'evento, organizzato in collaborazione con le associazioni locali di Legambiente, Sicilia Antica e Proloco, prevede anche una conferenza sul tema beni culturali e sviluppo del territorio. Al dibattito moderato da Massimiliano Ragusa della Proloco, cui seguirà l'esposizione dei reperti, interverranno Valentina Carrubba di Legambiente, che relazionerà su una bifora quattrocentesca, lo storico Alessandro Russo, che esporrà su uno stemma araldico del Cinquecento, e Fabio Salinaro di Sicilia Antica, che illustrerà su una pietra sepolcrare. Giovedì 17 marzo è stato inaugurato lo sportello Adiconsum CISL di Enna, un'occasione davvero importante per i cittadini del territorio ennese che potranno finalmente avvalersi dell'assistenza e consulenza di personale esperto nel settore della tutela dei consumatori. Per Tommaso Guarino, segretario territoriale della CISL, l'apertura dello sportello Adiconsum è un ulteriore progetto della CISL ennese che coinvolge un numero sempre crescente di professionalità nuove che certamente daranno maggiore vigore all'attività e ai servizi erogati agli iscritti e simpatizzanti.
Infatti la CISL, con l'apertura dello sportello di Consum, arricchisce i propri servizi già erogati, quali il CAF, il patronato INAS, l'assistenza inquilini SICET, l'ufficio vertenze. Il sindacato deve tutelare il lavoratore e guardare sempre più al cittadino con tutte le sue problematiche e necessità. All'inaugurazione erano presenti il presidente nazionale dell'Adiconsum, Pietro Giordano, il presidente regionale Vincenzo Romeo, il presidente interprovinciale Giuseppe Impaglione e tanti altri dirigenti cislini. L'apertura dello sportello di Enne rappresenta senz'altro un momento di sicuro rilancio non solo dell'Adiconsum ma anche dell'intera CISL territoriale. Lo sportello di Enne, sito presso la sede CISL di via San Sebastiano, sarà aperto al pubblico nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.